Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Sono Simon Signo Giallo Rosso ed oggi sono qui a parlare di un possibile acquisto societario in casa Roma, perché come ben saprete pochi giorni fa si è dimesso Gandini ed ha lasciato il suo incarico da amministratore delegato praticamente scoperto. A seguirlo poche ore dopo ci ha pensato anche Beppe Marotta, che in televisione ha annunciato il suo addio alla Juventus, che avverrà esattamente il 25 ottobre. Quindi la Roma già si sta orientando per trovare il sostituto e l'ex dirigente juventino è uno dei papabili. Non do niente per certo, anzi, per ora si tratta solamente di un'indiscrezione, anche perché ci sarebbero forti sull'ormai ex direttore bianconero il Napoli e l'Inter, ma sarebbe veramente un grandissimo colpo. Ridarebbe quell'appeal societario che attualmente alla Roma manca. L'unico problema, che per me non è neanche troppo un problema, sarebbe che pesterebbe un po' troppo i piedi a Monchi. Per farvi capire, ragazzi, Marotta influisce molto sul mercato della Juve, ha influito molto sul mercato della Juve, portando campioni, diciamo, come posso dire, indescrivibili come Tevez, Llorente, ma anche tantissimi giocatori sconosciuti che poi sono diventati fenomeni, quali Pogba, quali comunque anche un certo, ragazzi, così, Dybala, che sì, non era tanto sconosciuto, però veniva da un'esperienza al Palermo. Ragazzi, quindi, anche per farvi capire, quando la Juventus fa un acquisto molto illustre, diciamo illustre, fa un buon acquisto, molti dicono che Marotta ha fatto un ottimo colpo invece che Paratici. Questo ti fa capire quanto possa influire diciamo, Beppe Marotta sugli acquisti della Juve. Sarebbe veramente un grandissimo affare per noi. Ovvio, pesterebbe piedi a Monchi, ma sarebbe relativo, perché serve un dirigente con una mentalità vincente. Non che Monchi non l'abbia, però ragazzi, Marotta è il top dei dirigenti, soprattutto il top degli amministratori delegati in questo momento in circolazione. Per me non c'è nessuno che gli possa tenere testa, ovvio. Poi bisognerà vedere, comunque andò benissimo anche alla Samp, quindi non è che va sempre bene anche in squadre molto molto forti, con un ottimo budget e con una grandissima disponibilità economica. Il video finisce qui, vi ricordo di lasciare un bel mi piace qualora vi fosse piaciuto, se così è stato vi ricordo anche di commentare, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, Simoncigno, Giallorusso, per non perdervi nessun video. Ciao a tutti!